Cosa ne pensa? Ci vuole? Va a votare? Ci penso, ci penserò. Cosa non la convince? Ma niente, però devo ancora pensarci. Sarei felicissima se fossimo autonomi, per la mia opinione, ma si vedrà. Quindi lei andrà a votare? Sì. Io sono d'accordo, però dovrei approfondire il discorso. Si deve, è un dovere? Altro che. Quindi lei crede nell'autonomia? Certo, certo. Massanesi per l'autonomia e non solo. Il Tribunale di Venezia ha respinto l'ultimo ricorso contro il referendum del 22 ottobre, dunque anche l'ultimo ostacolo è stato superato. E alla chiamata del 22 ottobre potrebbero essere in molti a rispondere, non soltanto coloro che in Veneto sono nati. Non siamo del Veneto, però visto che siamo qua, penso che andremo a votare. Molti tra coloro che hanno un'attività produttiva che lavorano in Veneto. Come commerciante, secondo lei, che cosa le può dare l'autonomia? Tante cose. Credo nel fatto che ci sia, diremo, un ritorno delle tasse all'interno del Veneto, però sempre con un'attenzione alle altre regioni, secondo me. Facciamo le cose per migliorare tutti e facciamo in modo che le persone che lavorano in Italia, come le aziende che lavorano in Italia, non debbano scappare da altri paesi che fanno parte dell'Unione Europea per avere dei vantaggi a livello fiscale. Ma che cosa chiedono i veneti che andranno a votare? Cosa ci può dare l'autonomia del Veneto? Tante cose che adesso non abbiamo. Ad esempio? Per esempio di mandare meno soldi a Roma. Siamo schiavi, impossibile vivere. Io non sono per l'autonomia del Veneto, però potrei andare a votare proprio per questo. Cosa dovrebbe succedere? Che cosa vorreste? Vorrebbe un po' di indipendenza come ce li hanno gli altri, il Trentino e via di seguito, ma non si ti darà mai qua. È giusto partecipare a questo voto popolare? Senz'altro, senz'altro. Se la gente non è contenta deve partecipare. Voterà per l'autonomia? Ma io penso di sì, lo sai perché? Per dare un segno forte, per scuotere un po' anche giù a Roma il governo.